left, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Pubblicità. Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due. 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare e soprattutto una spesa troppo grande da gestire. Cambiamo casa, ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna. Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo. Piuttosto, sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios, multicombustibile a legna, pellet e nocciolino, possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo. Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi? Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti? Helios ha la soluzione anche a questo. Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle detrazioni fiscali previste.
Ma poi, due cuori alla capanna? Io scappo da Helios. Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale. Visita il sito www.heliostecnologie.it o seguici su Facebook e Instagram. Per tutte le info chiamalo 0825 443004. Altech SRL, azienda leader nell'attività di stampaggio di lamiera a freddo, progettazione e realizzazione di attrezzature automotive e ferroviarie. Specializzata anche in elementi di alta precisione per il settore aeronautico, alimentare e carpenteria. Altech SRL è a Mano Calzati, alla Contrada Piani, strada statale bis. Per info chiamalo 0825 183 1297 oppure scrivi a info@altechsrl.it. Altech SRL, professionalità e avanguardia. Ciao a tutti, sono Nicola Di Orio e vi do appuntamento ogni giovedì qui a CRT alle ore 19 per un programma di approfondimento sulle tematiche economiche, sociali, politiche della nostra realtà, della nostra provincia. Il programma è Dentro i Fatti, fatevi trovare pronti. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, creazione grafica e video per le nostre pagine social. Pagina dedicata sul nostro sito web, intervista in studio o direttamente nella tua azienda. Formula personalizzata di 6 mesi e un anno. Allora blocca adesso e paghi fra 60 giorni. Cosa aspetti? Chiama il numero 339-4560-657 o il 328-8812-506, ma puoi scrivere una mail anche a cosmoradiotaurasi@libero.it. CRT Radio, una vetrina sempre accesa sulla tua attività. Radio CRT, Radio CRT, Working on a Dream. Il programma è offerto da Studio Legale Guerriero. Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo numero 11. Telefono e fax 0827 74080, mobile 347 4238 203. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL. Si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi. Ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi. Produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura. Commercializzazione di silos europei per materiali polverosi. Effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino, telefono 0824 844722, sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. Nasconde con l'odore del tè e dell'erba da fumare. Tutti in
campana. Sta per cominciare culo e camicia. Non sono ammessi tabù né giri di parole. Sono bandite le censure e imperverserà il libero sfogo su calcio dilettantistico locale, lavoro, ma anche curiosità e attualità. Culo e camicia, il programma più fastidioso del web. E ovviamente non può che condurlo Davide Iannuzzo, solo su CRT Radio. Ma buon mercoledì 20 ottobre 2021, bentornati a Culo e Camicia. Oggi sarà una puntatona, io già ce l'ho qui, sinceramente stavo qua dalle ore 16, c'ho un personaggio proprio, io lo chiamo così, un personaggio. Diciamo che me lo so trovato nel mio programma, perché l'abbiamo invitato 2-3 volte, era talmente impegnato che addirittura si era pure scordato la data. Io lo presento subito e poi vi lancio Eugenio Finardi con la radio. Giuseppe Lopilato, detto per gli amici Gio. Buonasera. Buonasera. Oggi ti sei ricordato di venire? Oggi sì, un'ora prima. Tra un po' parleremo di un evento che solo lui lo poteva fare, solo ed esclusivamente lui. Lui è Eugenio Finardi con la radio. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, c'è ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Lui era Eugenio Finardi con la radio. Bentornati e benvenuti ancora a Culo e Camicia. Oggi sarà una giornata molto intensa in radio. Innanzitutto inizieremo con Giuseppe Lopilato. Per gli amici, ripeto, per gli amici Gio, per i nemici Giuseppe. Giuseppe. Poi saranno con noi, inizieremo anche la parte calcistica e la parte dilettantistica di questo programma, la SD US Gesualdo, che in campionato di promozione sta volando, con Nicola Facchino, allenatore, e il difensore Dennis Bellofatto. E poi toccheremo uno dei paesi più caldi in questa provincia attualmente, anche per situazioni ambientali e non, Ciro Aquino, il sindaco di Montefredane. Però io adesso mi voglio dedicare 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un'ora con Giuseppe Lopilato. Io voglio capire una cosa, Giuseppe. Come ti è venuto in mente sta Lady Mascherina? Ma benvenuto in mente, vado? Vai, vado. Sei allora, tutto orecchia. L'anno scorso, durante il lockdown, proprio dico, ma è possibile non si fa? Allora ho detto, ma faccio un concorso. Quindi tu eri uno di quelli che si è rinchiuso in casa? Sì. No, sono stato dentro, però uscivo pure. Quindi mi immagino Sandro. No, uscivo nei dintorni dell'abitazione, sai, io sto in campagna, abito in campagna, cioè sono uscito fuori. Mettiti più vicino al microfono. Si sente? Sì. Sì, vabbè. Si sente. Allora mi è venuta questa idea, ho detto, ma facciamo a chi porta più bella la mascherina. L'ho lanciata su Facebook e su Instagram.
dico mandate le foto, così è iniziato, mandate le foto e poi premeremo la mascherina più bella, più eccentrica, più... Così l'hanno mandate queste foto. Non la persona, la mascherina. No, non la persona, perché molti proprio non hanno capito. Sia l'anno scorso che quest'anno, lei di mascherina, noi premiamo la mascherina.